qualche... c'è contatto durante la visita. Ricordo il collegamento con il Basha. Sono molto grato al sindaco di Carpi di aver pensato di invitarmi e gli confermo il mio sentimento umano, prima che politico, di sentirmi qui proprio tra queste baracche in una delle case della mia famiglia. E ringrazio per le sue parole, per le parole molto commoventi per me di Pierluigi Castagnetti, che considero un maestro per un tratto di vita politica che abbiamo svolto insieme, venendo da esperienze diverse, da generazioni diverse, ma ritrovandoci sui medesimi valori, così esattamente come per il presidente Bonaccini, per le parole che lui ha detto, nelle quali, nelle parole di voi tre, mi ritrovo pienamente. Ciascuno di noi potrebbe chiedersi oggi se, di fronte alle tante vittime che abbiamo vissuto, visto in questi mesi, di fronte alle immani difficoltà che il Paese affronta per uscire oggi da una crisi terribile, che ogni lavoratore, operaio, artigiano, imprenditore, insegnante, studente affronta per uscire dalla crisi del Covid, se di fronte ai problemi reali che sta affrontando l'Europa in queste ore, per decidere se il sogno iniziale dei primi sognatori sia ancora vivo, se di fronte al grandissimo tema dell'immigrazione e a quello altrettanto grande della rinascita della discriminazione o del razzismo, sia infine ancora necessario o utile parlare e ricordare la strage del poligono di tiro di Cibeno, che è stato l'atto più efferato commesso in Italia dalle SS su persone internate in campo di concentramento. Dobbiamo chiedercelo noi, che siamo ancora qui a ricordare, evidentemente uniti da medesimi valori, perché se non daremo noi una risposta chiara e convincente continuamente e per sempre, saranno tra poco le nuove generazioni a spiegarci, come in molti già fanno, che tutto questo è definitivamente superato e sepolto. Il Comune di Carpi e la Fondazione Fossoli hanno preservato in questi anni la memoria di questo campo, la storia del passaggio dei deportati da queste baracche, la memoria dei 67 prigionieri fucilati, con il ricordo dei loro nomi e con il ricordo nel luogo della loro fucilazione. Il sindaco ricordava, che gli ho citato, la sala del Museo di Carpi. Partirei dall'idea dei nomi. Quella sala del Museo di Carpi, quello con le pareti e le volte incise dai nomi dei deportati che da qui sono passati nel loro tragitto verso i campi di sterminio, in particolare verso il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, reca i nomi dei miei familiari mai più ritornati. C'è solo quel luogo nel mondo dove i nomi dei miei familiari sono scolpiti tutti. Il nome di Olderigo Fiano, mio nonno, e di mia nonna, Nella Castiglioni Fiano, di Enzo Fiano, il fratello di mio padre, Nedo, di Lilia di Porto Fiano, la zia, sua moglie, di Sergio Fiano, mio cugino, deportato a 18 mesi e gasato a 18 mesi, di Lina Fiano, prozia, di Oliviero della Torre, suo marito, dei figli Maglio e Massimo, della mia bisnonna Gemma Bemporad e di altri parenti della famiglia Volterra, di mia madre. Per questo tutte le volte che capito a Carpi chiedo di poter passare da quella sala dove mirabilmente i nomi sono incisi sulle pareti, come se non dovesse più sfuggire la loro presenza. I nomi sono l'essenza del ricordo. Peraltro nella tradizione ebraica il nome è fondamentale e da quello trae origine il nome del memoriale della deportazione di Yad Vashem, è il nome a Gerusalemme di cui qui avete una targa che lo ricorda.
Il nome è la certificazione che ognuno di loro era una vita, una storia, un amore, un odio, una militanza. I loro nomi e cognomi sono in particolare l'emblema della resistenza contro la banalità dell'uccidere, che caratterizza le guerre, le violenze e gli assassini. Perché l'assassino, il perpetratore di crimini contro l'umanità, ha necessità di banalizzare il suo crimine, di considerare una vita uguale ad un'altra, di considerare ogni prigioniero, come ricordava Pierluigi Castagnetti citando prima Levi, come facevano le SS, uno Stucke, come chiamavano i nazisti gli ebrei nel campo di sterminio, un pezzo di una produzione di morte. Serve alla sua coscienza negare l'umanità che ha di fronte. Noi non siamo però qui oggi per idolatrare il ricordo o venerare il luogo dell'eccidio, della deportazione, della vessazione. Non siamo qui per attribuire alla memoria un rito consolatorio, come se bastasse ricordare per essere. E infatti non basterà il ricordo, perché il ricordo si affievolirà e scomparirà un giorno, inevitabilmente, anche l'ultimo testimone. Ma come ha scritto giustamente David Bidussa, la memoria non è un accadimento. La memoria è un atto che si compie tra vivi ed è volto a legare tra loro individui al fine di costruire una coscienza pubblica. Noi abbiamo il dovere e vogliamo ricordare quei 67 innocenti prelevati, la cui vicenda ricorda in parte il prelievo delle vittime delle fosse ardeatine dalle carceri di Regina Coeli, forse prelevati perché, come qualcuno ho letto dei loro compagni sopravvissuti ebbe a dire, forse perché erano i migliori, i più resistenti, i più tenaci. Lo vogliamo fare perché conosciamo il prologo di quella fucilazione, la storia che stava prima di quell'eccidio, e conosciamo l'epilogo di quella intera fase storica. Noi dobbiamo suscitare delle domande nei giovani, non solo consegnare delle certezze che sono per noi, provocare in loro dei dubbi su quello che è successo. Perché dobbiamo chiedere a loro, nel cuore della cultura europea, nella colta Germania, nella coltissima Germania, un manipolo di propagandisti da birreria riesce a convincere la maggioranza prima relativa dei tedeschi e poi assoluta che c'è una ragione banale con cui spiegare tutte le loro sventure materiali, tutta la loro crisi, tutta la loro frustrazione, che c'è una possibilità di riscatto per chi è reietto o chi è in fondo alla scala sociale o chi è stato sconfitto da una guerra. Una possibilità di riscatto che passa dall'individuare un obiettivo dell'odio e della violenza. Perché una nazione intera, o quasi, si accoda a questo progetto di nazionalismo e di sovranismo dell'epoca? Com'è che giovani studenti o impiegati, militari di leva, volontari, contadini o qualsiasi altra precedente professione possono diventare d'un tratto, da un giorno all'altro, belve, prive di morale, di sentimento, di discernimento, di umanità? Non erano forse belve coloro che prelevarono da qui i 69, due fuggirono, prescelti per la fucilazione, senza motivo, senza giustizia, senza ragione, senza una ragione differenziale rispetto agli altri, a meno che il lavoro storico che Pierluigi ci annunciava non ci dirà qualcos'altro. Alcuni nazisti hanno scavato dentro la loro coscienza dopo la guerra per rispondere in parte a queste domande. Qualche tempo fa è mancato Piero Terracina. Piero era compagno di prigionia di papà ad Auschwitz, romano. L'unico compagno di mio padre che fosse suo amico nel campo e dopo.
praticamente un miracolo, e che sia come lui sopravvissuto, con il numero tatuato sul braccio, che nel caso di Piero Terracina era A5506, mentre quello tatuato sul braccio di mio padre è A5405. Piero era dunque, dietro papà, di sole 101 persone, niente, in quella sala chiamata sauna dai nazisti, quella sala in fondo alla rampa di Birkenau, dove gli ebrei e qualche altro prigioniero, quelli che non erano stati immediatamente gasati, come la mia nonna, ma divenuti ormai Stucke per le SS, a poche ore dal loro arrivo ad Auschwitz, venivano denudati, rasati completamente, marchiati sul braccio e poi suddivisi nei comandi di lavoro. Nessuno di noi venuto dopo potrà mai immaginare compiutamente quella spoliazione anche psichica, quelle nudità condivise tra familiari che prima nudi non si erano mai visti, quegli adolescenti mescolati ai genitori, agli adulti, agli sconosciuti, quelle persone che avevano perso nel raggio di un metro tutta la famiglia, denudati, marchiati, separati, estraniati, bestie, divenuti bestie al macello, tra le urla, in una lingua sconosciuta per i più, in una lingua marziale. Di come per i nazisti si fossero trasformati gli schiavi ebrei e anche gli altri prigionieri, i testimoni di Geova, gli omosessuali, i sinti, i rom, i prigionieri di guerra, gli antifascisti militanti, di come questo processo di disumanizzazione che in fondo caratterizza sempre le dittature, parlava Franz Stangl, comandante nazista del campo di sterminio di Treblinka, dove furono eliminati circa 800.000 ebrei, per la più parte provenienti dal ghetto di Varsavia. Lo dice nel corso della sua intervista confessione resa a Gitta Sereni, una giornalista, nel 1971, pubblicato poi in un libro tragico ma da leggere, che si intitola In quelle tenebre, pubblicato da Adelphi. In un tratto finale dell'intervista, che lui rese mi pare in 20 incontri, e che intervista che ha un epilogo incredibile, perché questo criminale decide di raccontare quello che era successo, lo fa per la prima e unica volta in vita sua, in un carcere dove alla fine era stato recluso, e 24 ore dopo aver concluso l'ultima parola di questa intervista, muore. Dice Gitta Sereni, domandando in un tratto di questa intervista a Franz Stangl: direi il vero se affermassi che lei finì per pensare che non fossero realmente esseri umani? Franz Stangl è il primo, quasi l'unico, comandante di un campo di sterminio che racconta per filo e per segno tutto ciò che aveva compiuto e come si svolgeva il massacro, la gasazione e l'incenerimento. Dice Stangl: quando feci un viaggio anni fa in Brasile, disse con il volto profondamente concentrato e rivivendo evidentemente l'esperienza, perché lui era fuggito, è stato fuggitivo in Sud America a lungo, il treno si fermò vicino ad un mattatoio, il bestiame nei recinti, udendo il rumore del treno, si avvicinò allo steccato e si mise a fissare il treno dove lui era. Le bestie erano molto vicine al mio finestrino, una accanto all'altra, guardandomi attraverso lo steccato. Allora pensai: guarda un po', questo mi ricorda la Polonia. Era proprio il modo in cui la gente guardava fiduciosamente, cioè i prigionieri, poco prima di finire nei barattoli. Nei barattoli, ha detto, lo interruppi. Può spiegarmi che cosa intende dire? Ma continuò senza avermi sentito o senza rispondermi. Non potei più mangiare carne in scatola dopo quella vista. Quegli occhi grandi che mi guardavano, non sapendo che in breve sarebbero tutti morti. Si fermò, il viso era tirato, in questo momento sembrava vecchio e stanco, è vero. Era il suo momento della verità.
Perciò lei non riteneva che fossero esseri umani. Carichi, disse con un tono particolare. Erano carichi. Altrettanto, immagino io, avranno considerato quei soldati tedeschi che prelevarono da questo campo i 69 prigionieri per fucilarli. Altrettanto annientata sarà stata ai loro occhi l'umanità per riuscire a concepirsi come giudici supremi della vita e della morte, in un tribunale esistente solo nella loro mente ormai malata. Ecco, io voglio dire, a così tanti anni dalla liberazione di Auschwitz, dalla liberazione di questo campo, che di questa memoria e di questa pubblica coscienza, quella di cui parlava prima David Bidussa, noi abbiamo bisogno oggi, come hanno già detto prima di me, per l'oggi. Non serve illudersi che la memoria come testimonianza di per sé possa vaccinarsi. Con altre forme, con altre intensità, verso soggetti diversi, noi dobbiamo dire oggi, a voce alta, che la violenza devastante tra esseri umani, in ragione del loro essere, delle loro radici o tradizioni, non è stata debellata. Solo ieri abbiamo ricordato la terribile strage di Srebrenica, con oltre 8.000 islamici uccisi e tumulati in fosse comuni. E i cronisti ci raccontano che è in atto un tentativo fortissimo di negazionismo su quella strage. Noi dobbiamo dire con forza che non è stato sconfitto l'antisemitismo, la sua millenaria radice, che l'insanabile sete di nemici da additare per spiegare i propri dolori o la propria condizione è ancora forte, che la voglia di ricercare la difesa di se stessi dietro un proprio confine invalicabile, un muro, è molto di moda, che il nazionalismo oppure il sovranismo sembra ancora essere considerato da molti la medicina per il proprio disagio, per le proprie paure, per la propria rabbia, per la propria frustrazione e con esso il razzismo. A me ha molto colpito in queste ore che il leader dell'opposizione olandese abbia accolto il nostro Presidente del Consiglio con un manifesto sul quale c'era scritto non un centesimo all'Italia. Credete voi che il tono, la radice, il significato profondo di quella scritta sia poi culturalmente così distante dalle idee che circolavano nell'Europa degli anni 30? Io no. Di questa pubblica coscienza, costruita su una memoria comune, io sento un grande bisogno. Dico io perché avete avuto la gentilezza di ricordare le mie radici, che sono anche in questo luogo, e l'annientamento della mia famiglia e la vicenda della deportazione degli ebrei italiani. Io sento il bisogno di sentirmi parte di un unico grande racconto che ha le stesse premesse e la stessa morale. E qui oggi l'ho sentito con grande forza nelle parole di tutti. Anche se capita spesso ed è difficile da negare che dentro le pieghe di un sentire pubblico faccia capolino la percezione della mia memoria privata, in quei casi in cui mi pare che alla storia del nostro paese si facciano troppi sconti. Se è accaduto può accadere di nuovo, ce lo dice la storia, ma non solo perché sono frasi stentoree, ce lo dice la storia, quello che accade. Se ha prevalso una volta la radice malata del nazionalismo, dell'egoismo di massa, può accadere ancora. Dipende anche da noi. Se noi, che siamo qui oggi, ancora, come in tanti luoghi del paese, se con questi sentimenti e con questi valori, noi che abbiamo funzioni e compiti, sapremo dirigere il paese e spiegare la differenza che nella storia c'è stata tra chi stava da una parte e chi dall'altra. Di fossoli di questo campo, mio padre raccontava molti episodi, forse saranno nell'intervista che gentilmente mi consegnate.
Raccontava della gioia che gli davano, che gli dava la vista delle contadine in bicicletta, giovani e belle, che lui vedeva dalla recinzione con le loro gonne colorate e svolazzanti, e che di che sollievo fosse poter vedere che fuori la vita continuava, cosa che non succedeva a Birkenau, che era un luogo isolato, e di quale grandissimo regalo fosse il pane che alcuni di loro o di loro contadini gettava oltre la rete per farli mangiare. Alcuni di quei militari USS, io non lo so, che fucilarono gli innocenti prigionieri italiani saranno stati ragazzi di Berlino, di Francoforte, di Dresda, di Monaco, chissà. Anche loro avranno amato e pianto, anche loro avranno avuto fidanzate e mogli e magari figli a cui raccontare storie, anche loro avranno magari desiderato la fine della guerra. Franz Stangl, quello di prima, raccontava che nei pochi fine settimana di sosta che si concedeva al suo lavoro, quello di uccidere ebrei, si recava dalla moglie in Austria, era austriaco lui, per curare i gerani rossi sulle terrazze della loro casa. E il comandante di Auschwitz, Rudolf Höss, per un tratto comandante di Auschwitz, poi sostituito perché non abbastanza efficiente, racconta nel suo diario che quando tornava nella sua casa la sera, la casa di Höss era confinante con il campo di Birkenau, proprio sul lato dove erano i forni crematori, poco distante, prima di concedersi all'affetto dei suoi figli piccoli e della sua moglie, faceva il calcolo degli uccisi di quel giorno e non voleva essere disturbato prima della conclusione di quel calcolo. Erano esseri umani, costoro, i peggiori assassini della storia moderna. Erano esseri umani come coloro che stavano uccidendo. Il male viene sempre perpetrato da uomini verso altri uomini. È questo quello che dobbiamo spiegare. Non venivano da Marte, venivano da qui. I fascisti che arrestarono mio padre e tutta la famiglia erano fiorentini come lui. Sarà stato fiorentino anche colui che ha venduto mio padre ai fascisti. E anche gli italiani che governarono questo campo, prima dei tedeschi, erano italiani come quei prigionieri. E questo è quello che dobbiamo spiegare. Che tutto ciò che abbiamo da spiegare è che quello che raccontiamo, quello che abbiamo timore che possa accadere ancora, fa parte della storia dell'umanità. Sono gli uomini che possono correggere la storia, perché la storia siamo noi. Sono le ideologie sbagliate che trascinano alle guerre, alla violenza, ai crimini contro l'umanità. È la politica con al centro l'uomo che può salvarci. Vi ringrazio.